ragazzi, qua JW Jackson, bentornati sul nostro canale. Come sempre, prima di andare avanti, qua sotto in descrizione troverete il link per scaricare gratuitamente l'app OneFootball, gratis sia per Android che per iOS, e il link per trovare delle magliette da calcio a prezzi bassissimi. Ragazzi, bentornati alla nostra carriera allenatore. Quest'oggi episodio pazzo, perché si va in Champions League contro il Bayern Monaco, mannaggia di quella. Ecco. Allora, prima del Bayern Monaco però abbiamo l'Atalanta. E io sto morendo di caldo perché sono già teso per il Bayern Monaco. Non per altro, ma perché nello scorso episodio, raga, abbiamo fatto una figura di merda. Ecco, più che altro per questo. Comunque, formazione. Adesso c'è anche da vedere la formazione. Contro l'Atalanta io decido comunque di fare una formazione un po' turnover e un po' no, perché l'ultima volta stavamo facendo una formazione di turnover e abbiamo rischiato di perdere col Crotone. Quindi ragazzi, gli unici giocatori che ho voluto mettere dentro sono Verde, Chiesa, Garritano come TD e Barella, quindi... ah, il portiere, Plizzari, ecco fatto. Quindi iniziamo questo primo episodio, Atalanta-Roma, ma la mia testa è già al Bayern Monaco, quindi vediamo di vincere adesso perché ci dobbiamo concentrare per il Bayern Monaco. L'Atalanta tra l'altro è un avversario molto, molto ostile e sarà difficile andare a batterla a Bergamo. Si sa che, raga, è un fortino Bergamo. Proviamo come sempre a fare il massimo e abbiamo per la prima volta adesso tutto il centrocampo italiano con Tonali CDC. Occhio, raga. Barella non arriva di testa, è troppo basso e c'è il gol dell'Atalanta, 1-0. Bello Pellegrini, t'ho visto. Chiesa, porca di quella troia. Tonalino, dai Verde. Bello così per Berna, che si gira, dentro, Verde, dentro, Berna, pallone ancora lì, Chiesa, che tiro è, Chiesa, che tiro è? Occhio ancora, Atalanta, dentro, occhio, non facciamole tirare, via in contropiede, dai Manolas, Bernardeschi, guarda di là, guarda di là, ok, cioè ok mica tanto perché fa sti passaggi. Berna adesso, per Tonali, ancora per Berna, Berna al tiro, para Dmitrovic, Bernardeschi, bella l'azione, Barella, dentro, ancora anticipato Bernardeschi. Sta difesa dell'Atalanta ci sta facendo veramente disperare. Bernardeschi intanto il traversone, pallone che resta lì e c'è il gol, di chi è? Chi è sto qua? Luke Shaw, wow, a casissimo, 1-1, gol di Luke Shaw. Stra caso, ma non ce ne frega ragazzi, perché sta partita è super difficile. Tutti i miei giocatori sono con la testa alla Champions e pensiamo tutti quanti appunto alla partita di dopo contro il Bayern Monaco. Per Tonalino in mezzo al campo fa il fenomeno, lo fa e lo è. Pellegrini adesso, eccolo, 2-1 Roma, uno dopo l'altro, Lorenzo Pellegrini, fenomeno anche lui. 2-1, Pellegrini che ci ha fatto perdere praticamente quasi una partita col suo attacco merdosissimo. Però qua, raga, quando ci deve tirare, quando deve far gol, lo fa. Terzo gol in Serie A team per un centrocampista centrale, è tanta tanta roba. Pellegrini adesso a lanciare Bernardeschi. Lopez, come sempre, la difesa dell'Atalanta non fa passare nulla. Chiesa adesso, per Bernardeschi, ancora Federico Chiesa. Prova ad andare in mezzo, Chiesa, punta l'uomo angolo, va bene. Pellegrini, bello in mezzo. Ancora tuo, eh? Ok, De Ligt. Per forza così devo fare, se no la perdiamo lo stesso. Possiamo andare con Bernardeschi, proviamola con Fede. Vediamo, Bernardeschi! Quasi però, dai. Occhio adesso all'Atalanta con Papu Gomez. Papu Gomez, punta Pellegrini. Grande Pelle che lo rallenta un attimo. Oh, non ci facciamo fare ste cose, per favore. Prendi la De Ligt. Ok, Garritano, Pellegrini, possiamo partire in contropiede. Pellegrini, c'è Chiesa, bravo così. Bernardeschi di tacco, perfetto per Barella. Mamma mia, l'abbiamo girato tutto il campo. Verde adesso, Verde dai che la prendi. Barella adesso, porta palla lui. Barella, nessuno che si fa vedere, ti ho visto adesso Verde. Verde è velocissimo, quindi riesce ad andare in aria. Verde, il traversone, pallone ancora nostro, non perdiamolo. Ok, angolo. C'è un po' di cambio adesso, raga, perché comunque i miei top player li voglio riservare. Togliamo Bernardeschi, mettiamo Ken. Togliamo Tonali, mettiamo Gerson. Calcio d'angolo, Moise Ken! Subito, appena entrato, sfiora il gol. Ancora corner. Verde, ancora per Moise Ken in traversa. Ma porca. Ancora angolo, Pellegrini, sempre. Per Moise Ken, para. Gli manca il gol. Barella, Moise Ken. Ancora Pellegrini. Garritano sulla fascia.
Caritano può anche andare traversone in mezzo per Chiesa che la tocca. Ma cazzo, quasi gol. Barella adesso, ancora per Pellegrini. Ti ho visto, Chiesa, Chiesa, Chiesa. Occhio, non prendiamo gol adesso. Grande Plizzari, che bomba aveva fatto quello lì, che tiro era. Occhio ragazzi, 87esimo calcio d'angolo per Atalanta. Via questa palla, bravissimo Rossettini che combatte. Gerson, ok, molto bene. Mamma mia, Moise Kean fenomenale ragazzi. Ancora Kean, dentro adesso, per Barella. Barella, ma che... cos'è? 92esimo, la cosa più importante è comunque la vittoria come sempre. E sta per arrivare, adesso non gufiamola. Dovrebbe essere finita la partita però. Finisce qui 2-1 a Bergamo. Questa vittoria super 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 importante. Ma adesso ragazzi, la vera partita contro il Bayern Monaco. Quindi ragazzi, ci siamo. Allianz Arena, Bayern Monaco, Roma. La formazione ovviamente è quella titolare. Sarà veramente difficile. Pellegrini tra l'altro è un po' stanchino. Potremmo mettere Coric al posto di Pellegrini. Ecco qua, così. E poi per il resto sempre i soldi ragazzi. Proviamoci a portare a casa questa partita, ma sarà veramente difficile, io già lo pronostico. Eccoci raga, fate conto che siamo tipo 2 anni dopo, quindi Coman eccetera saranno delle bestie perché saranno tutti cresciuti. Coric titolare, lo facciamo appunto giocare al posto di Pellegrini un po' stanchino. Abbiamo visto che il clima Champions ci gasa, ma contro il PSV abbiamo fatto una grandissima figuraccia. Bayern Monaco non so proprio che squadra abbia, lo scopriremo in game, però veramente diamo il massimo. Cioè già ho visto Kimpembe, Goretzka, Kovacic, saranno tutti giocatori con minimo 87. Bailly, vabbè, ok, sarà impossibile. Non so come cazzo abbia fatto a vincere dal Dinamo Kiev, però ci proveremo anche noi. Guarda, guarda qua che stavano già rischiando di prendere gol. Ottimo Tonali in mezzo al campo. Asensio con Rippelle, occhio contro Luke Shaw, il cross, bravo sportiello. Coric ad Asensio, via, possiamo partire in contropiede. Però vedete che raga, Bernardeschi come AT mi sta dietro, quindi io devo mettere ATT, cioè per forza. Intanto Kluivert, Kluivert contro Kimmich, lo lascia lì, lo brucia, Kluivert in aria, dentro Bernardeschi, 1-0 Roma, Federico Bernardeschi, ma che azione di Kluivert, il primo gol in Champions League ragazzi di tutta la mia carriera, anche col Parma. Eccolo, finalmente Federico Bernardeschi, la nostra punta, il nostro numero 10, anche se non è il numero 10. Grandissimo Kluivert però, che il gol l'ha fatto lui. Bernardeschi ha dovuto soltanto mettere il pallone in rete al 12° minuto, già in vantaggio. Strano ma vero, non lo so come a cazzo sia possibile, ma cerchiamo di tenere sta partita. Coric intanto, Dindi, molto bene Dindi. Ok, ancora Coric. Molto bene Coric, sta giocando da Dio. Coric prova a puntare Kimpembe. Coric ancora lui, era riuscito a passare, però poi ovviamente è stato spinto eccetera eccetera. De Ligt intanto, super lì in difesa. Dindi, Asensio, Asensio, punta l'uomo. Asensio il tiro da fuori, Neuer. Tonali, top player in mezzo al campo. Coric adesso per Marco Asensio, che punto l'uomo. Asensio, da lì può anche andare al tiro raga. Asensio, eccolo. No, non ci credo il palo. Mamma mia, Asensio c'ha tipo 127 di tiro. Io appena palla con Asensio provo a tirare sempre perché è un fenomeno. Dindi, bello adesso proprio per Asensio, che punto l'uomo. Ti ho visto Berna contro Kimpembe. È veloce però, cazzo, continuiamo così. Ok raga, Coman contro De Ligt. Vai, vai a destra Florenzi, vai a destra. Ok sportiello, con calma. Tonalino in mezzo al campo, fenomenale, si è ripreso e come. Tonalino adesso il lancio pure per Coric, che la prende. Coric è un fenomeno raga, è un fenomeno. Coric, porca troia sto Coric, ma che animale è, cosa cazzo ha preso, che bestia. Ha pure rischiato di fare gol. Neuer qua, parata della vita, di polso. Asensio comunque, pallone dentro. Tonali, Coric, Berna, Berna di tacco ancora per Coric. Coric, bellissimo per Kluivert che per pochissimo non la prendeva. Guarda il Bayern però, ha messo seriamente in difficoltà. E ragazzi, secondo me la vera chicca è questo Coric, che io utilizzerò titolare d'ora in poi. Bailly intanto, Florenzi dai che lo pigli. Dai, chi è questo? Friedl. Occhio raga, occhio, no 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 no. Coman la mette dentro, la stoppa perfettamente Tonali. Perfetto ragazzi, perfetto.
via in contropiede. Ma finisce il primo tempo così, raga. Così, grandi. Florenzi adesso, dai ragazzi. Subito un gol all'inizio del secondo tempo. Florenzi dentro per Asensio. La difesa però, Bernardeschi. Molto bene, Ndindi. Guardati, guardalo, guardalo di Tonalino. Berna, che cazzo, il passaggio così è troppo antisgamo. Dai che la prendi De Ligt. Ottimo, Luke Shaw, ottimo. Tonalino, Berna, Ndindi. Perfetto ragazzi. Asensio adesso, dentro, Bernardeschi. Bernardeschi! Tutti a casa, tutti a casa. Azione da far vedere nelle scuole calcio, ragazzi. Bellissima azione, 2-0 Roma, doppietto di Bernardeschi su assist di Asensio. Tifosi del Bayern ammutoliti, guardate qua che cazzo di azione abbiamo fatto. Tac, tac, tac. E poi Bernardeschi non sbaglia. 2-0, doppietta di Federico Bernardeschi. Berna, Asensio. Mamma mia, ancora Asensio. Perfetto, Asensio sta per entrare in aria. Ci siamo, Asensio, dentro. Ndindi prende la mira. Vabbè, ci sta. Occhio però adesso il Bayern Monaco con Bailly. Bailly, ma figa, ma sportiello, ma che cazzo, ma ce la fai, ma che problemi hai? Sta lì fermo. 2-1, Bailly. Ma che cazzo, ma qua erroraccio di Florenzi. Ma poi, cioè, ma sportiello, ma Kluivert. Da quella parte c'è un Asensio tutto solo. L'abbiamo visto, però nel frattempo è stato recuperato. Siamo al 66esimo. Appena esce la palla, raga, bisogna rifare dei cambi. Devo mettere dentro Chiesa al posto di Asensio. E Asensio lo mettiamo magari COC. Intanto guarda! Sportiello, grazie, va bene. Ti perdono per l'ultima volta. Comunque ragazzi, facciamo una cosa. Allora, pensiamo bene. E mettiamo Asensio qua a centrocampo. Fuori Coric, dentro Chiesa. Chiesa, mi raccomando, eh. Comunque stavolta Sportiello ci ha salvato il culo. Se nella prima, nel primo gol non ha fatto niente, adesso ci ha salvato il culo. Intanto Kimpembe, ok. Asensio a centrocampo adesso. Florenzi, fatti vedere Chiesa. Ok, Chiesa contro Friedl, qualcuno in mezzo. C'è Bernardeschi, però Chiesa sta facendo tutto molto bene. Dentro per Bernardeschi. Così, con le gambine l'ha presa. Pallone ancora la nostra comunque. Kluivert, Berna. No raga, Ndindi, non perderla lì. Asensio a centrocampo, super. E attenzione perché c'è Tonali. Tonali, Sandro Tonali per il 3-1. Bravissimo capitano. Grande capitano. Pure col fallo, pallone nostro. Via in contropiede adesso. Via in contropiede, Ndindi a cercare Chiesa. Di prima. Kimbembe però. Occhio ragazzi, però adesso Brand, Florenzi, De Ligt. Buttiamolo su sto pallone per favore, grazie. Chiesa di testa, ottimo Chiesa, non me lo sarei mai aspettato. Asensio adesso, Asensio a centrocampo, cazzo è troppo importante. Asensio, Ndindi, e finisce, Ndindi, 2-1. Primi 3 punti in Champions League per la Roma. Doppietta di Federico Bernardeschi, potevano anche essere 3. Però in porta loro hanno un certo Manuel Neuer. L'Inter pareggia contro chi è il Parma oggi, non si vede qua, lo vedremo dopo. E in campionato siamo primi, abbiamo fatto i primi 3 punti anche finalmente in Europa. Ragazzi, oggi episodio veramente positivo. Andiamo anche a vedere il Parma in Champions League, cosa ha combinato, dov'è che è, dove sta? Ok, ha perso pure contro il Real Madrid. Quant'è che ha perso? 2-1 a Santiago Bernabeu. Quindi ragazzi, un giocatore del Parma ha segnato al Santiago Bernabeu. Raga, contro il Sassuolo io simulo, siamo in casa, non dovremmo perdere. Proviamo, cioè speriamo ovviamente. 3-0, ok, ho avuto un attimo lì però. Gol di De Ligt, Kluivert, che segna sempre ragazzi quando simuliamo. E poi Chiesa, subentrato, 3-0, easy. E detto ciò ragazzi, nella prossima puntata vediamo chi affronteremo, penso il Dinamo Kiev a questo punto. Esatto, Dinamo Kiev, per andare un attimino a vedere nel girone. Ma tra l'altro io ho guardato il girone del Parma, non ho guardato il mio girone. Infatti il PSV Eindhoven ha battuto 1-0 la Dinamo Kiev, così diventando appunto primo solitario nel girone. Chiesa diventa 81, Moise Kean diventa 79, ottimo. Sono cresciuti anche altri giocatori, ad esempio Bernardeschi è diventato 87, Pellegrini è diventato 83, Tonali 82. Poi vediamo un po' qua in panchina chi cazzo di cresciuto, no, nessun altro. Coric era già 82, non lo so. Però ragazzi, io lo vorrei mettere titolare al posto di Pellegrini. Pellegrini è, sì che sta giocando molto bene, è cresciuto anche, fa un sacco di gol. Però Coric, abbiamo visto quanto è importante ragazzi. Non lo so,
Ora vediamo così, poi magari dopo rimettiamo Pellegrini, vediamo. Comunque, da zitto voi tutto, ci vediamo con il prossimo episodio. Iscrivetevi al canale e commentate qua sotto. Ciao ragazzi!